Buonasera amici e amiche, bentornati. L'incontro, trasmissione realizzata da Ager Campanus in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Stasera parleremo, siamo alla quarta puntata, stasera parleremo di dolcezze. Parleremo finalmente, dopo aver affrontato argomenti anche abbastanza pesanti nelle tre precedenti puntate, questa sera parleremo di cose di pancia, sotto tutti i punti di vista. Presento immediatamente gli ospiti in studio. Per cavalleria comincio dalle signore, la dottoressa Antonella Januario, ideatrice di Chilometro Zero, un'iniziativa straordinaria di cui parleremo fra poco. Buonasera a tutti. La ormai nostra consulente, posso dire così, dottoressa, psicologo, psicologa, psicoterapeuta, Rita Menditto. Rita, lei mi fa impaperare. Ben ritrovati. Antonio Ferrieri non ha bisogno di presentazioni, è un'icona della pasticceria napoletana. Buonasera a tutti. Il dottor Gianluca Esposito Cesariello, imprenditore. E partiamo Buonasera. Proprio dal dottore Cesariello. Dottore, fare impresa a Napoli è materia complessa, provare a vendere prodotti campani all'estero o in Nord Italia è complicato? Sicuramente più complicato di quanto si possa pensare, essenzialmente perché la filiera, diciamo, di acquisizione dell'eccellenza in Campania e comunque nel sud Italia è molto frammentata. Ci sono veramente delle micro eccellenze che potrebbero fare invidia al migliore dei produttori mondiali, ma che purtroppo non riesce ad emergere per una questione di sistema, di organizzazione, soprattutto per quel che riguarda i paesi emergenti che hanno bisogno comunque di una grandissima qualità dei prodotti per poter provare a ripartire, diciamo, a iniziare comunque a confrontarsi col mercato. Sicuramente la necessità di poter avere, ecco, le nostre eccellenze potrebbe essere un plus in più. E parlando di eccellenze, Antonio Ferrieri, le tocca. Lei ha una storia straordinaria, lunghissima alle sue spalle, ma la domanda che ho sempre desiderato farle, anche l'ho intervistata tante volte, ma com'è nata questa passione in lei? Perché veniva da una struttura imprenditoriale diversa da quella della pasticceria, se non ricordo male. Sì, noi veniamo dalla ristorazione, sicuramente i miei genitori avevano dei ristoranti, diciamo che io però ho sempre respirato la farina quotidianamente tutti i giorni. E questo mestiere da piccolo mi ha sempre appassionato, io lo dico sempre pure ai miei figli, io ho iniziato a lavare i piatti nel negozio di mio padre e sono orgoglioso di averlo fatto. Oggi dopo anni chiaramente tutta l'esperienza che ho fatto mi è servita a spenderla nel lavoro e nella mia attività, cercando di crescere sempre di più anno per anno. Ha fatto anche ricerca di prodotti, di materiali adeguati per realizzare anche prodotti vecchi ma tremendamente nuovi. E parlo della sfogliatella a forma di Vesuvio, quella là dei Borbone per esempio. Allora, lei considera che io 32 anni fa la prima sfogliatella salata la feci ad un buffet di benvenuto, perché ho fatto catering per molti anni, e la feci Assice e Zucchini ed ebbi un successo enorme. Me ne resi conto, perché lo sfoglio esterno è fatto solo di acqua e farina, che si poteva lavorare. Solo Assice e Zucchini era invendibile nei locali perché costava troppo. E decidemmo di mettere un prodotto
di alta qualità, però un po' più economica, e mettemmo il maialino nero di Caserta con i friarielli napoletani. Questa è stata in assoluto la più La copiata. gioia per il Poi con gli palato. anni ognuno nasceva e si dava la paternità di essere gli ideatori. Fortunatamente in quell'occasione che noi facemmo la sfogliata Astici e Zucchini si trovava un giornalista del Mattino dove mi fece un articolo e questo mi è servito ogni volta che qualcuno chiaramente si faceva avanti di smentire quello che dicevano. Comunque, oggi dopo 32 anni abbiamo una gamma di 12 sfogliatelle salate, tra cui 5 sono state ideate e firmate da 5 chef stellati. Abbiamo una variante di 22 sfogliatelle dolce, alcune fatte a forma di Vesuvio con un cuore di cioccolato internamente. E poi per l'associazione borbonica facemmo 3 sfogliatelle sia all'arancia, sia a pistacchio che al cioccolato, unendo la ricotta siciliana con il babà napoletano e lo sfoglio esterno della sfogliatella, e abbiamo fatto un'unione di due culture dolciarie, quella siciliana e quella napoletana. E proprio la settimana scorsa che è venuto il principe a Napoli, sono stato premiato da loro proprio per quella sfogliatella che abbiamo fatto. Premio sicuramente meritatissimo. Io prima di chiedere un contributo video alla regia su Chilometro Zero, voglio ringraziare tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento sulla diretta Facebook. Siete tantissimi, quindi faccio fatica ad elencarvi tutti. Ritenetevi tutti salutati. Chi vuole intervenire e fare domande in studio lo può fare sia con il numero che appare in sovrimpressione o direttamente qui dalla chat Facebook. Allora, prego la regia di mandare il contributo chilometro zero. Il progetto nasce in Campania e si chiama Chilometro Zero. Ci spiega tutto la sua ideatrice Antonella Januario. Il progetto Chilometro Zero è una piattaforma che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti tipici regionali italiani. Incominciando dall'estero, perché in questo modo non abbiamo problemi concorrenziali con altri prodotti che derivano dalla globalizzazione. E adesso stiamo appunto mettendo all'opera accordi con rivenditori e ristoratori che fanno parte appunto di paesi esteri come l'Inghilterra. E in quei punti di ristorazione avremo il nostro corner, praticamente quindi il punto vendita con l'esposizione. Perfetto, allora, dottoressa Januario, poi faremo un approfondimento, però voglio legarmi alle cose che diceva appunto il dottor Ferrieri. I prodotti, l'odore della farina nel naso, quanto contribuisce ad avere nel laboratorio prodotti a chilometro zero per aumentare la qualità dei prodotti fatti? Sono prodotti genuini, quindi nel momento in cui il cliente va a comprare il dolce e si rende conto che il dolce, bisogna capire il dolce che c'è dentro il dolce, come è stato fatto quel dolce, quindi gli ingredienti che sono stati usati per realizzare quel dolce. Nel momento in cui la farina fa parte del territorio, il prodotto è ancora più tipico, è ancora più del territorio e questo naturalmente invita diciamo, il cliente a comprarlo e quindi ad assaggiarlo. E fa bene anche alla sua terra, fa bene al palato e fa bene alla salute perché sappiamo l'origine, la derivazione certa degli ingredienti che fanno parte del dolce in questione. Perché voi di chilometro zero fate delle verifiche anche di qualità Sì. rispetto ai prodotti che poi decidete di accettare nella vostra filiera. Sì, noi siamo una piattaforma costituita da specialisti che si occupano della selezione proprio di prodotti che entrano a far parte della nostra filiera, quindi della nostra organizzazione, come si suol dire, consorzio. Quindi i produttori sono ben selezionati, i prodotti che devono far parte del prodotto finito, come per esempio i sughi oppure i contorni tipici della regione Campania o della regione, come anche della regione Sicilia, devono essere prettamente di derivazione locale, cioè derivazione della regione di appartenenza e comunque italiana e non estera oppure non so, di una derivazione di cui non si sa Dubbia nulla, provenienza. praticamente si di dubbia provenienza, quindi.
Va benissimo. Rita Menditto, in questo primo giro di domande abbiamo parlato, abbiamo sentito parlare di astici, abbiamo sentito parlare di maialino nero. Quanto fa bene, oltre che al palato, alla psicologia di chi si approssima proprio alla tavola ed aspetta a fine pranzo il dolce? Senza ombra di dubbio, c'è da dire che accostarsi alla tavola, mangiare un dolce è un rito importante a cui non dobbiamo fare assolutamente a meno. A tavola bisogna alzarci soddisfatti, dobbiamo soddisfare i desideri che ci vengono, ovviamente prendendocene cura anche della nostra salute, ma è importante fare in modo che ci si alzi dalla tavola soddisfatti di aver colmato un desiderio. Sì. Questo è un primo passaggio, diciamo, di riscaldamento, ma andiamo un pochino sull'aspetto più tecnico. Noi parlavamo prima della difficoltà di trasferire o di fare accettare prodotti campani all'estero, ma lei fa anche importazione di prodotti, quindi quali sono i prodotti prevalentemente nostri, nostrani, chiesti all'estero e quali sono quelli più richiesti in entrata? Sicuramente il prodotto base proprio, ovviamente anche per una questione di vicinanza geografica, è la pasta. Però ci sono anche tante altre piccole specialità che per una questione anche di conservazione per l'estero pongono dei problemi. Ci sono tantissime piccole particolarità fresche, soprattutto, che ne so, le alici di cetara oppure qualsiasi altro prodotto che comunque con l'esportazione potrebbe avere problemi nella conservazione, che difficilmente potrà trovare un canale, se non immediato, di utilizzo, diciamo, anche nei paesi di cui si sta parlando. Tipo, per esempio, faccio un esempio, la Bulgaria, per dire. La Bulgaria è un paese ad elevato sviluppo, dove praticamente c'è una grandissima attenzione per quel che riguarda proprio la ricezione dei prodotti tipici, soprattutto del sud Italia. La Campania ha grandissime potenzialità. Il vino, ovviamente, il vino campano se la sta giocando ultimamente sui mercati internazionali con i migliori vini esteri e con i migliori vini altrettanto importanti del nord Italia. Basti pensare che comunque al Vinitaly, l'ultimo Vinitaly, la regione Campania, ma anche le varie province, hanno fatto un tutto esaurito di visitatori proprio perché il vino campano piace. Il vino campano piace perché c'è una storia, ogni particolarità, diciamo, del territorio, quindi dalla Lacrima Christi del Vesuvio fino ad arrivare al Fiano di Avellino, a tanti altri, comunque hanno una loro piccola storia da raccontare. E questa storia ovviamente affascina chi poi deve comprare e deve, tra virgolette, assaggiare questa tipologia di prodotto. Tutto conto del fatto che comunque il vino di suo è un ottimo entry point, un'ottima chiave di entrata sui mercati internazionali. Va benissimo, proprio un flash prima di andare in pubblicità. Antonio, che vino abbineresti a una sfogliata al maialino nero? Sicuramente un vino rosso. Chiaramente di qualità campane ce ne stanno tanti, però un vino rosso un pastoso rosso. Va benissimo, pubblicità. Eccoci, io stavo appunto salutando gli amici in diretta, mi avete beccato mentre salutavo, ci stanno seguendo un sacco di amici, li saluto di nuovo tutti quanti, Antonio, Caterina, Sonia, Giovanni, vabbè. Dottoressa Januario, parlando nel primo giro di domande, lei si chiama Chilometro Zero, però abbiamo visto un negozio a Bristol, sappiamo che sta aprendo un canale anche in Svizzera, quindi è un Chilometro Zero molto lungo. Sì. Senza confini, cioè, per come la vedo io. Quindi riusciamo a portare sulle tavole anche di un italiano emigrato in Svizzera, sì, o in Inghilterra, prodotti a chilometro zero. Sì, perché quasi freschi di giornata. Anche freschi di giornata. Adesso abbiamo iniziato con i prodotti con bassa deperibilità, proprio perché siamo praticamente a 7-8 mesi dall'inizio della realizzazione del progetto.
E questo praticamente è giusto per iniziare. E il primo veicolo quindi è proprio Pasta Station, che si trova a Batte in provincia di Bristol. Naturalmente i gestori sono italiani, quindi ci capiamo benissimo, anche perché l'inglese ne parlo poco, però i miei collaboratori parlano tutte le lingue. E abbiamo fatto un accordo, abbiamo lo stesso obiettivo, cioè quello di portare sulle tavole praticamente dei ristoratori esteri prodotti tipici italiani, soprattutto del centro. Però mi faccia capire una cosa, sì. Il signor Esposito Gennaro, che vive sì. a Bristol, compleanno del bambino, vuole 30 sfogliate, noi riusciamo a mandarle? Sì, le riusciamo a mandare. Anche se sono prodotti deteriorabili? Sono deteriorabili, però abbiamo un esportatore che fa parte della nostra organizzazione, che c'è bisogno della cella frigo, naturalmente. L'esportazione con la cella frigo per i prodotti con questa alta deperibilità comunque la si fa, ma anche la mozzarella, prosciutto, salumi. Partiremo sicuramente il mese prossimo con i prodotti freschi. Per il momento adesso in questo punto vendita ci sono i prodotti di bassa deperibilità, quindi per iniziare, però naturalmente ci hanno fatto già richiesta in questo caso dal Belgio. Si tratta di un ristorante pizzeria, sono ben due, e ci hanno fatto richiesta di una decina di prodotti appunto freschi, e noi abbiamo fatto il preventivo. Quindi la campagna nel mondo, dai. Sì, la campagna nel mondo, il centro sud. Comunque l'importante è che siano prodotti, perché il nostro obiettivo è quello di incentivare le piccole e medie imprese. Sì? Devono avere delle caratteristiche, dicevo. Sì, la tipicità regionale. Devono essere prodotti che rispecchiano l'eccellenza regionale. Quindi prodotti autoctoni, campani. Sì. Perfetto. Dottor Cesariello, io voglio farle una domanda facile facile. Si sta parlando tantissimo, anche nel mondo dei bitcoin, che sono cosa diversa, di blockchain. Io ho sentito parlare ultimamente e con insistenza di blockchain alimentare. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta? Il progetto della blockchain alimentare è praticamente una costola, a mio modesto parere anche molto importante, dell'universo blockchain, dove per blockchain praticamente si intende la reale e concreta tracciabilità di una qualsiasi operazione, che molto spesso avviene sostanzialmente dal punto di vista finanziario con i famosi bitcoin, scusate, e che in realtà consente alla filiera alimentare di tracciare la reale provenienza di quella materia prima e tutto ciò che essa diventerà nel corso delle varie trasformazioni. È un percorso molto articolato, dove praticamente c'è un altissimo grado di specializzazione e tante start-up stanno nascendo in questo senso qua. Uno degli ultimi convegni a cui ho partecipato si parlava proprio di blockchain nel settore alimentare, con alcune start-up di altissimo livello, soprattutto nate da esperienze locali. Stiamo parlando di realtà campane, calabresi, tutte realtà che veramente stanno trovando terreno fertile anche negli incubatori. La blockchain alimentare è un sistema di tracciabilità proprio della filiera agroalimentare, che consente di avere la certezza che, indipendentemente da quello che sta scritto nell'etichetta, indipendentemente dal QR code che per esempio anche la regione Campania ha adottato per poter tracciare, assolutamente sì, e ci sono anche alcuni progetti pilota molto interessanti, la blockchain alimentare ci consente di essere certi che quel particolare prodotto è veramente tipico o comunque, come diceva la dottoressa Iannuaro prima, è realizzato con prodotti tipici che quindi ne caratterizzano il sapore, la provenienza, il gusto e quant'altro. La qualità. Assolutamente sì. Perfetto. Io ho ancora una domanda, me la voglio conservare. Antonio Ferrieri, stiamo parlando un pochino anche in commercialese, però a me con lei mi piace ritornare in laboratorio. C'è uno dei dolci al quale è più affezionato rispetto, ma delle sue creazioni, mi riferisco a questo. Allora, perché diciamo lei ne ha fatte tante, voglio dire. Tutte come se fossero mie figlie, sicuramente ci sono affezionato un po' a tutte.
In particolare c'è un dolce che mi piace di più come sfogliatella, è quella là alle mandorle. E... io lo so perché io ho fatto indagine, sì. Volevo vedere se corrispondeva a verità quello che mi era stato suggerito. Continui, scusi. Comunque, ritornando pure al discorso del chilometro zero, mi farebbe piacere segnalare che io sono un promotore chiaramente dei prodotti tipici campani. Tu consideri che noi abbiamo fatto addirittura dei disciplinari sia per la pastiera che per la sfogliatella, dove ci teniamo, abbiamo fatto dei marchi di tutela sia della pastiera che della sfogliatella, dove che ci teniamo che tutti coloro che chiamano sfogliatella napoletana o pastiera napoletana debbano essere categoricamente con prodotti campani. E questa la dice lunga anche sulla la tutela della storicità, ma anche proprio della provenienza del prodotto finito e poi portato in tavola. Parlando di questo, dottoressa, che c'entra molto poco con l'aspetto psicologico, però avere il gusto di una spugnata con il grano doppio anziché grano macinato, come si faceva anticamente, se non sbaglio, no? Per la pastiera. La vera pastiera si faceva con il grano doppio, io ricordo. Quindi dà un senso veramente di gioia, ti fa alzare sazio, però contento, ti ride l'anima. È un'osservazione acuta questa. In realtà noi prima di mangiare con la bocca mangiamo prima con tutti gli altri sensi, che ovviamente attivano delle emozioni, e se poi dopo tutte queste emozioni ci riattivano ricordi, gusti, sapori precedenti della nostra infanzia, ecco che il piacere nel mangiare qualcosa, soprattutto di dolce, ci fa stare bene, all'infuori del fatto che sappiamo, sono state fatte le ricerche, che biologicamente il nostro corpo attiva alcuni ormoni che fanno sentire il nostro corpo in uno stato di estasi quasi. E parlando di olfatto, lei, dottore Cesariello, fa anche formazione alle imprese. E su questo io volevo ritornare su una startup. Io tempo fa ricordo di averla intervistata a Villa Campolieto. Sì. Lei stava iniziando un esperimento straordinario, proprio parlando di olfatto. Mi vuole ricordare? Vuole ricordare anche ai nostri ascoltatori di cosa si tratta? Sì, mi ricordo benissimo di questo evento perché presentammo praticamente la nostra startup innovativa. Il settore è quello del marketing emozionale, esperienziale, e soprattutto in particolar modo verticalizzando il settore del marketing olfattivo, perché in realtà quasi tutti lo danno per scontato, ma pochi lo percepiscono realmente. L'olfatto è l'unico senso che ci consente di poter vivere un'esperienza emozionale senza neanche aver ancora, ecco, assaggiato, visto quello che stiamo, diciamo, quello che ci stiamo avvicinando a provare. Infatti io immagino, perché ci passo spesso davanti, ecco, a cuori di sfogliatella, già solo sentire l'odore di quello che può essere il profumo, di quello che può essere qualcosa di veramente gustoso, mi fa avvicinare a questa esperienza. E in effetti molte aziende stanno incominciando ad approcciare il marketing olfattivo come leva per la fidelizzazione del cliente. Senza fare nomi, ci stanno già di negozi anche di abbigliamento, una catena importantissima che... Assolutamente sì, e quella è stata praticamente la prima esperienza, anche un po' tra virgolette quasi scontata, perché nel settore del fashion e soprattutto del luxury, di base, ecco, un buon profumo sicuramente fa percepire quella sensazione di elevato standard qualitativo, sicuramente fa percepire... Ma anche di riconoscimento, io sento quel profumo sto da Cesariello. Assolutamente sì, anche perché il profumo e anche soprattutto, ecco, il nostro olfatto riesce inconsciamente anche a sintetizzare migliaia di profumi diversi e ad associarli, a farli associare al nostro cervello a quell'esperienza che noi abbiamo vissuto precedentemente. Allora, prima di dare il secondo spazio pubblicitario, una domanda, proprio una risposta flash, dottoressa Januario. Riccardo Bruno mi scrive: ma i prodotti chilometro zero sono tutelati dalle imitazioni estere? Non è che succede come per i prodotti italiani che vengono, tipo il parmesan
eccetera. No, noi facciamo tutti i controlli, no, no, non sono nessuna limitazione. Come potete evitare che vengano? A me sembra un po' fantasiosa la domanda, però dico... Allora, il trasportatore con il quale noi appunto, noi perciò abbiamo selezionato il trasportatore, già sa e già ha esperienza in merito proprio per quanto riguarda il settore alimentare. No, la domanda è un'altra, sì. Loro dicono riuscite a tutelare quello che voi danno per scontato che è garantito, sì, qualitativamente? Sì. A garantire, io penso che sia impossibile perché dalla Cina, dalla me possono fare, vabbè, quello possono che fare vogliono, quello però che voglio. Poi la qualità... Sì, e certo, il marchio, sì, di garanzia che mettete voi vicino. Sì. Allora, io vorrei lanciare il secondo stacco pubblicitario, poi ritorniamo in studio. Due minuti. Qua di nuovo in studio, stavamo parlando fra di noi, io voglio veramente ringraziare i tantissimi amici e amiche che ci stanno seguendo non solo da casa, ma anche qui in Facebook, e veramente grazie a tutti quanti voi. Quindi ultimo giro di domande, ci apprestiamo alla chiusura della trasmissione. Gianluca Cesariello stava parlando appunto della blockchain e della, come dire, la questione olfattiva che poi spinge le persone ad acquistare, a scegliere un prodotto anziché l'altro. Alla Ferrieri questo non serve, perché io, se attraverso anche dal marciapiede di fronte sento la fragranza, l'aroma, ma anche del caffè, loro fanno un caffè eccezionale, può apparire veramente un marchettone pubblicitario, ma conosco la qualità della famiglia Ferrieri, e lo dico veramente con grande lealtà proprio professionale. In questo caso si vanifica? In realtà si rafforza, perché alla fine il consumatore sicuramente, ecco, può immaginare ciò che va a provare o ad acquistare, però dopo, una volta che se ne è convinto, ritorna e anzi cerca per certi versi di far provare la stessa esperienza anche alla sua rete, diciamo, di conoscenze. Quindi il marketing olfattivo tecnicamente serve come volano per far provare la reale qualità, e qui ci ritorniamo sempre sul discorso delle eccellenze che effettivamente poi sbocciano. Perché? Perché alla fine la qualità viene sempre a galla, ed è quella che poi farà vincere la sfida anche sui mercati globali, perché la sfida della globalizzazione non può essere soltanto una sfida del prezzo più basso, ma deve essere della migliore qualità col giusto rapporto qualità-prezzo. Diversamente nessun piccolo produttore riuscirebbe a reggere né i ritmi di produzione richiesti, né il rapporto qualità-prezzo che il consumatore globale richiede e che magari potrebbe trovare altrove. Ecco, ritornando al discorso del parmesan, ipotizzando di mangiare italiano quando invece è una cosa, è un sottoprodotto olandese. Che possono fregare soltanto gli stranieri, perché un italiano conosce bene il parmigiano, conosce benissimo la pasta e anche i nostri vini. Però una cosa mi faceva riflettere veramente molto, in questa società ipertecnologica, tutta protesa verso lo spazio, cosa vince? Vince la manualità, vince la tradizione, giusto Ferrieri? Sì, tu consideri che noi abbiamo, questo è il secondo anno che noi siamo presenti alla fiera a Rimini, il SIGEP, e spesso chiaramente ci confrontiamo con le industrie, pur perché noi siamo artigiani, e io ci tengo che noi rimaniamo artigiani e non intendo industrializzarmi. Difatti il prodotto che noi chiaramente facciamo, che è un prodotto tutto fatto a mano, non esistono macchine chiaramente, ed è un prodotto di alta qualità, è un prodotto che è un po' più costoso rispetto a quelli là che normalmente stanno sul mercato delle industrie. Però, diciamo, io ho scelto di vendere qualità, ho scelto di aggredire un mercato un po' più di nicchia rispetto al mercato di quantità, e fortunatamente la mia scelta mi sta dando pure delle buone ragioni. Gianluca, un flash proprio, abbiamo capito l'importanza di chilometro zero, l'efficacia di chilometro zero, ma una cosa
importante non abbiamo toccato. Chilometro zero riesce anche ad aumentare non solo il PIL ma anche l'occupazione. L'occupazione, certo, perché aumentando la produttività dei, appunto, delle aziende locali, perché quello è il nostro obiettivo fondamentale, perché è sia economico e sociale. E appunto aumentando la produttività appunto delle piccole e medie imprese aumenta la domanda di lavoro e quindi aumenta il livello occupazionale. Quindi, e questo è un messaggio molto positivo. Sì, questo è molto positivo, è la base praticamente della mia idea. E allora chiude, perché abbiamo un ospite che incombe, sta bussando la porta allo studio qua. Dottoressa, un messaggio proprio positivissimo, un flash. Sì, assolutamente, io voglio condividere questa mia idea che condivido con i miei pazienti con cui lavoro insieme al nutrizionista con cui collaboro da anni. Non esistono cibi cattivi e cibi buoni, non esistono cibi che fanno male e cibi che fanno bene. Esiste il cibo, è la relazione che abbiamo col cibo che deve cambiare. Il cibo ci fa bene ed è utile sia al nostro fisico che alla nostra psiche. E allora, parlando di cibo, facciamo accomodare questa straordinaria sorpresa, specialità della meravigliosa pasticceria. No, mettiamolo a favore di camera, perché guarda, è una cosa che sono gioielli che vanno veramente... Ah, proprio così, sì. Mi fa segno il cameraman, giusto? Se riusciamo a zoomare, questi qua sono dei piccoli capolavori. Eccoli qua. Eccolo. Upla, lo sapevo, io sono un po' fantozzi su queste cose. Queste sono le sfagliatelle borboniche. Sono le famosissime, io perché ci tenevo a mostrarle? Sono le famosissime sfagliatelle borboniche. Sta impazzendo il camera, mi picchierà dopo, hai ragione. Io ci provo senza... Fallo tu che sei proprio... Ecco, bravo. Io non vi dico la fine che faranno dopo, questi. Voi adesso le vedete ancora così, prova, bravissimo. Ci abbiamo provato, però diciamo, vi faremo sapere che gusto hanno, come sono. L'odore lo sentiamo noi. Il profumo, vedi, l'esperimento olfattivo sta funzionando perché si è riempito lo studio di questa fragranza. E tutti sorridiamo. Straordinaria, di sfogliate, guardate, sono delle bomboniere. Dei gioielli di altissima pasticceria. Io vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo e vi aspetto per la prossima puntata, che sarà meno dolce, parleremo di giustizia. Quindi alla prossima, grazie di averci seguito, ma soprattutto grazie a tutti gli amici e le amiche. Buon fine settimana a tutti quanti voi. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Thank you.